Sicuramente, ma non ritengo che sia da espulsione. È sulla linea di porta, quindi tocca commentare ancora una volta tutte queste nefantezze che subiamo. Cioè, sono delle nefantezze inammissibili, però le subiamo, ecco qui, è in gioco, mi faccia capire, ecco lì, come fa a non essere fuori gioco. Allora, ecco, ci sono 6 metri di fuorigioco lì. No, no, come no? Come no? Come no? Come no? Ma lei, aspetti, se no mi alzo me ne vado. Se fate i tifosi me ne vado. Se fate le persone oneste, cioè sono 6 metri di fuorigioco, dite ancora di no. Ma 6 metri è netto. E poi vorrei dire una cosa. Io ho subito con grande educazione, perché di cosa se ne vuol dire, sono un passionale, ma sono una persona educata. Ma insegnate l'educazione. Sono dei maleducati, degli ineducati. Ma io sono una persona per bene, con grande onestà intellettuale. Gli dica di imparare l'educazione. Di imparare l'educazione, perché ci vuole il rispetto per coloro i quali perdono al 92esimo dopo che sono stati defraudati e scippati in modo vergognoso. Io sono rimasto così, guardi. Io sono una persona educata, questo è Giovanotto, insegnategli l'educazione, perché probabilmente non ne ha, ed è un maleducato. Me ne vado, perché tutti gli episodi è una cosa vergognosa. Noi ogni domenica giochiamo contro 14 persone, è una cosa vergognosa e scandalosa. Non è possibile lavorare un'intera settimana ed essere scippati. Vedetevi le immagini e commentatele da sinistra. Arrivederci. Noi cerchiamo di alzare i due difensori centrali e di dare ampiezza con i terzini, giusto? Voi vedete che molte volte viene capesce basso. Nel momento in cui viene capesce basso, Tremolada si deve abbassare sul secondo campo. Quando capesce viene sul secondo campo, Tremolada si deve alzare. In questo momento la fluidità della manovra a volte non è brillante, non è veloce come io vorrei, perché a volte noi ci chiudiamo le traiettorie di passaggio facendo densità con costoro a volte in mezzo al campo. E quindi la squadra non ha un equilibrio di grande movimento, perché spesso andiamo in zona ombra, non andiamo in zona luce, perché noi ci chiudiamo le traiettorie di passaggio perché questi due a volte vengono a pestarsi i piedi. E quindi è un lavoro che noi stiamo facendo quotidianamente, anche oggi, anche per un fatto magari di mantenere il ritmo gara, ho fatto una partita di Arno di 60 minuti dove ho arbitrato in maniera onestissima per 57 minuti, poi li volevo far pareggiare ai bianchi, non ci sono riuscito, ma ho visto 20 maiali assatanati, bum 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 bum, bum, che andavano a 3000, e mentre arbitravo dicevo guarda se avessimo giocato ieri. Quindi questa è una cosa veritiera sulla quale stiamo lavorando. No, gli ho detto che non ho scostumato, perché il secondo tempo è basta, che quando si apre la bocca bisogna avere rispetto per gli avversari, e mi è sembrato che lui stesse sempre a terra. Noi abbiamo fatto una partita ottima, non solo dal punto di vista dei segmenti tattici, ma penso nel secondo tempo anche a livello di qualità di gioco. Mi dispiace perché l'Alessandria è una grossa società, e anche faccio i complimenti all'allenatore, prima un grande uomo e poi una grande persona. I ragazzi mi hanno detto che gli dicevano che eravamo dei dilettanti, che prendiamo 1300 euro al mese, che guadagniamo quanto un panettiere, ma di questo ne siamo orgogliosi. Se loro ne prendono 20.000, tutta questa differenza in campo non lo si è vista. A volte la moralità copre anche i disagi economici. Allora, io sono una persona schietta, di grande sincerità, lo ridico.
Enrico De Martino, non l'ho mai detto, oggi siamo quasi salvi, è colui il quale ha voluto Capuano contro, non contro il parere di Zavaglia. Zavaglia voleva altri allenatori, lui ha creduto nel sottoscritto, contro l'ostracismo illimitato del nostro vecchio direttore, e tutto quello che si è fatto è stato rapportato, avallato, quindi è giusto dar merito ad una persona che ha preso delle decisioni quanto al momento potevano essere impopolari, e oggi è giusto che egli si goda questo momento. Io ho 50 anni, sei figlio di merda, non lo puoi fare nessuno. Mi venite a chiedere pure te, voi siete una banda di pezzi di merda. Oltre che siete lo scandalosissimo, ma ne chi di voi? È chiaro? È chiaro, voi siete delle merda uguale! Ed è una squadra di promozione, di dove deve parlate solo, voi parlate solo. Voi, scusami, esci. Voi parlate solo. Voi parlate solo, voi siete scandalosi, voi siete vergognosi, voi parlate, tu, voi camminate in mezzo a te contro una squadra di promozione, perché parecchi di voi non possono giocare nemmeno in questa squadra, nemmeno l'uno contro uno contro il giocatore di promozione. Domani vi dite a che ora dovete arrivare al campo. Il primo che fiata sono sui figli di cazzo. Una squadra di promozione, vergognatevi, voi non siete degni! La squadra di promozione! Io vi squarto! Se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia, io vi squarto! A quanti più ci ne sta? A parlare, bu! Siete scandalosi! Non siete in grado di superare nell'uno contro un giocatore di promozione. Siete lo scandalo! Sfido chiunque di voi a mettere il video se io ho detto chi non salta il tavellino o qualche altra cosa. Bene, cacciatelo, autorizzo. Via, cacciate il video. No, no, fermo, no, ti vedo. Marco, calcia il video, lo devi cacciare. Non c'è il video. No, dovete cacciare il video. No, dovete cacciare il video dove io dico chi non... No, io sono persona... No, aspetta, cacciate il video. No, dovete cacciare il video, dovete cacciare il video, dovete cacciare il video. Vi chiedo di cacciare il video. Calma. Marco, caccia il video. Cacciate il video. No, fermo, stop. No, stop, questa è una storia troppo lunga. Cacciate il video. Grazie, Titti. Non vi dovete comportare. Dovete cacciare il video, se no non mi alzo. Dovete cacciare il video. Dove io dico chi non salta il tavellino. Mi alzo e me ne vado. Dovete cacciare il video. Dovete cacciare il video. No. Dovete cacciare il video. Cacciate, dovete cacciare il video. Dovete cacciare il video. Dovete cacciare il video. Non è giusto. Vai, mettilo a microfono. Mettilo a microfono. Venga a sentire, lei è una persona per bene. Ascolti, dove sei? Ascolti.